un'edizione ricca di novità, quella del Festival d'Europa di quest'anno. Un'edizione che sa coniugare in modo magistrale tradizione locale e culto religioso con aspetti più laici, come quello legato all'enogastronomia o alle sempre più richieste manifestazioni artistiche di strada. Quest'anno il Festival d'Europa è stato incentrato particolarmente su due percorsi diversi. Un percorso della cultura, che si snoda comunque all'interno di tutto il paese proprio per consentire a tutti i visitatori di conoscere Santa Maria a Monte in tutte le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche. Quindi ci saranno visite guidate a quella che è la Casa Carducci, a quella che è Casa Galilei. In particolar modo la novità forte di quest'anno è quella di conoscere e scoprire quello che è la città sotterranea che si snoda proprio sotto Santa Maria a Monte, una città formata da cunicoli, da cantine, da tinaie medievali, che proprio caratterizza Santa Maria a Monte nel sottosuolo e che non è stata mai riscoperta e che invece ha un valore culturale per noi molto importante. L'altro aspetto invece che abbiamo valorizzato è anche l'aspetto legato a quelli che sono i nostri prodotti tipici di Santa Maria a Monte, quindi un percorso legato al gusto, legato alla conoscenza di quelli che sono proprio i nostri prodotti, a cominciare dalla patata tosca, che è la più famosa, alla produzione dell'olio. E quindi quest'anno, grazie anche allo Slow Food, abbiamo fatto questo percorso del gusto dove sarà possibile valorizzare e conoscere quelli che sono i prodotti tipici di Santa Maria a Monte. Chi si trovi a visitare questa deliziosa cittadina rimane colpito dalla ricchezza di paesaggio e di architettura e anche dalla sua prospettiva storica, che affonda le radici in un passato lontanissimo e che qui è intriso di profondo sentimento religioso. A partire dal nome del borgo e dal suo stemma, anch'essi testimonianza di innata devozione religiosa. Ma come agire per mettere in risalto cotanta bellezza e proporla al mondo intero? Lavorato tanto, credendoci molto, cercando le associazioni, i giovani che hanno voglia di lavorare, di scoprire un paese che è sotto l'occhio di tutti ma nessuno conosce davvero. Quindi il nostro intento è questo, difficile, anche perché un momento come questo dove non ci sono risorse per i comuni sicuramente difficile, l'importante è essere tutti dalla stessa parte, quindi come in questa occasione che viene naturale, perché tante persone vengono naturalmente a Santa Maria a Monte, magari riscoprendolo, aprendo le cantine con i privati, perché abbiamo fatto un accordo con i privati, rimettendo a posto il museo Casa Carducci, rispettando la parte anche religiosa della festa, cercando di non entrare troppo dalla parte religiosa ma comunque valorizzando l'altra parte. Se ci si riesce, questo chiaramente dà una marcia in più a Santa Maria a Monte, che ha una posizione sicuramente strategica, perché siamo vicini Pisa, Firenze e Lucca, perché non provare a scommettere davvero sul turismo? Ed è proprio da questo pensiero che prende le mosse l'ispirazione di stampo internazionale di questa rinnovata edizione, che non si accontenta più di guardare solo all'Europa attraverso un fitto lavoro di gemellaggi, ma volge il suo sguardo ad est. Quest'anno la Festa d'Europa si apre alla Cina, abbiamo detto. Quali sono le prospettive reali e concrete rispetto a questa apertura? È interessante, anche perché dobbiamo essere aperti rispetto magari a qualche anno fa, dove potevamo vedere la Cina solo un concorrente o comunque qualcosa di strettamente negativo. Ma è inutile negarlo che oggi la Cina ha grandi prospettive, grande attenzione, perché non mettere sul piatto Santa Maria a Monte? Noi abbiamo già dei turisti cinesi che vengono, stiamo pensando di fare anche Deplia in cinese, perché no? Non essere un punto di appoggio fra chi vuole visitare Firenze, Pisa e Lucca e non portare un po' di economia e un po' di risorse anche sul nostro paese. L'occasione di incontro tra i due mondi si era presentato nel 2014 a Pechino con la partecipazione del complesso bandistico locale, la Montesina, alle celebrazioni di apertura del Festival Internazionale del Turismo. Xue racconta che questa è la sua terza volta in Italia, ma la sua prima a Santa Maria a Monte. Le impressioni riportate sono sensazionali e dice di aver cambiato completamente prospettiva nel venire a contatto con una realtà locale così calda ed accogliente, così ricca di bellezza. Per Xue è tempo di spostare l'interesse verso questi centri più piccoli, non solo per le attività turistiche, ma anche per quelle artistiche e musicali. I cinesi hanno già conosciuto la Montesina come fiore all'occhiello di questo borgo. Saranno deliziati di conoscere anche Santa Maria a Monte direttamente. E
E chissà la meraviglia del signor Xue nel toccare con mano la vivacità anche culturale di questo stupendo paese in festa, con la presentazione del libro Beata Diana, patrona nostra, a cura di Valerio Pagni e Monica Novi, che è estrinsecazione della profondità del culto dedicato alla santa locale, su cui è incentrato il Festival d'Europa nella sua accezione più religiosa. Una pagina letteraria che ha ricevuto anche il plauso di Sua Eminenza il Vescovo, Don Mauro Meacci, abate ordinario di Subiaco, originario del borgo. Ma chi era dunque Diana Giuntini? Una ragazza molto giovane, figlia di gente in vista nel paese di Santa Maria a Monte, ovviamente con una vita cristiana molto attenta e specialmente attenta alla carità. Il tratto più significativo della sua vita è questo, ed è quella che l'episodio che è collegato con la grande processione di oggi, che senz'altro voi vedrete, processione paniere, è collegato proprio a un gesto di carità che abitualmente faceva questa ragazza per andare a portare del pane alla gente bisognosa. Di nascosto alla famiglia, e la famiglia si accorgeva che il pane mancava e non sapeva spiegarsi come, allora la fecero seguire, la fecero pedinare quando la beccarono nell'imminenza di andare a trovare delle persone, aveva un grembiule del pane e lei aprì il grembiule e invece del pane apparvero dei fiori, un mazzo di fiori, e da qui nasce la processione delle paniere dei fiori che caratterizzano proprio il fulcro della personalità di questa figliola. Beata a furor di popolo, perché anche se la storia sua è abbastanza incerta, perché non abbiamo dati molto concreti, però quando c'è dal basso questa spinta è sufficiente a dichiararla patrona. Il culto della Santa rivive dunque ogni anno nella evocativa cerimonia religiosa ricca di colore e folklore. La processione viene fatta da oltre 500 anni, è una delle tradizioni più lontane di Santa Maria a Monte, e fa il percorso che fece quando fu trovato il corpo della Beata, come dice un po' la tradizione, fu riportato nella chiesa. E quindi si snoda lungo un percorso in salita di oltre un chilometro, abbastanza faticoso per le ragazze che portano le ceste. Sono ceste ricoperte con fiori, perché in antichità c'era il barilotto d'olio che serviva per tenere accesa la luce perpetua della Beata. Poi col tempo, per abbellirlo, furono messi fiori intorno. Di lì la gara dalle contrade a farla più bella. Quindi tutta una tradizione che si è poi appunto molto evoluta fino a farla diventare come oggi 27-28 paniere, che quindi c'è questa specie di gara, no, però comunque una soddisfazione per le varie contrade che fanno a chi la fa più bella, nuova, diversa, con molta devozione. Pensate che la processione stessa è stata anche, diciamo, celebrata da una poesia del Carducci, Giuseppe Carducci, che è abitato qui con la famiglia per un periodo a Santa Maria a Monte, e quindi si ritrova anche nella poesia e quindi di un premio Nobel, che è quello di Giuseppe Carducci. Quali che siano i motivi che spingono ogni anno i visitatori a partecipare al Festival d'Europa, troveranno un intero paese ad accoglierli. Perché qui l'adesione popolare è un ingrediente imprescindibile per il successo della manifestazione e per la salvaguardia della tradizione. Abbiamo una forte rete di associazionismo che poi oggi è la ricchezza di un paese. Pensate, in un momento di crisi come questa, quanto è importante la solidarietà. Se non ci fossero le associazioni di volontariato sarebbe impossibile affrontare tutti i grandi problemi che abbiamo oggi. Il comune da solo può fare poco. Grazie alle associazioni di volontariato e tante persone che si aprono, oltre alle parrocchie, oltre a tutto, noi abbiamo fatto anche un comitato di solidarietà, per questo dove tante associazioni hanno aderito, che si riesce a andare il più possibile incontro per quelle che possiamo, chiaramente, con le difficoltà che oggi la crisi ci porta. Avete trovato ispirazione nella vostra Beata? Certo, la Beata, come abbiamo detto prima, io penso sia una delle poche cose che mette d'accordo Santa Maria a Monte. È un paese fatto da tanti piccoli paesi dove il campanile, purtroppo o per fortuna, fa da padrone, invece questo giorno mette tutti d'accordo in questa sorta di gara oppure di grande profondo culto, dipende poi dagli aspetti che uno più vede, verso una patrona che è veramente un cemento pieno di Santa Maria a Monte.